Tre volte sull'altare, tre volte sulla polvere, alla fine resta un punticino. Formazioni da copione, sabato l'esordio, Mingazzini ce l'ha fatta. Atalanta con Mahinguè isolato davanti, Lazzari non è di molta compagnia e il Cagliari dall'ottavo fa sul serio e pressa sul centrocampo. Al decimo il vantaggio, nasce sulla destra, Lopez, Esposito da Zola che trova il corridoio per il tiro in un minimo spazio. Sulla respinta di Calderoni, Langella ribadisce in rete di destro e manda baci. Grandi premesse, al quarto d'ora Esposito nella sua tre quarti lascia sul posto Marcolini e parte in contropiede. Gran lancio per Langella, anticipato di un nulla. Ma basta la prima pala seria in area e soprattutto il primo calcio piazzato, il Cagliari si ritrova a dover ricominciare da capo. Due duelli vinti da Natali su Abejón e Sala su Gobbi, difensori bergamaschi su centrocampisti rossoblu, Sala in fila Iezzo da due passi. Il colpo si sente, tanto che l'Atalanta prende il sopravvento nell'immediato dopo pareggio. Lopez frena la corsa di Mahinguè ed è da ammonizione. Poi il ventesimo carambola in aria e sul nigeriano salva Iezzo in uscita. Passato il pericolo, il Cagliari ricomincia. Sotto gli occhi di un osservatore di Lippi, Esposito come sempre fa scattare i gialli. Langella è generoso sulla spinta del gol ritrovato. Al ventitresimo in tre provano a fermarlo senza alcun risultato. E sull'asse sabato Gobbi Langella, il sorsese si infila tra due avversari, resta in piedi e guadagna un calcio d'angolo. Conti conferma la prova di San Siro, a cominciare dalla personalità, si butta in tutti i contrasti di centrocampo, recupera molti palloni e non smarrisce la capacità di vedere e servire i compagni a lunga gittata. Nell'aria, oltre la pioggia, si avverte il gol, 43esimo anche stavolta dalla destra di Lopez, Langella e Zola, che ne inventa una delle sue, evita il rombo dei difensori e invita Esposito a nozze, il campano di esterno fa secco Calderoni e mette in tasca il 13esimo gol. Zola un primo tempo opaco sulla quantità, ma le chiavi per scardinare il sistema difensivo atalantino le gira lui tutte e due le volte. Sulla quantità invece incide e costruisce il suo primo tempo Gobbi, che al 44esimo lancia il contropiede. Langella arriva davanti a Calderoni, ma questa volta la sua è una telefonata, di meno uno squillino. Il Cagliari inizia bene anche la ripresa, preme per 10 minuti. All'ottavo sembra che l'Atalanta debba capitolare, ma dunque non si arriva. Esposito anticipato sul tiro di Zola e bravo Calderoni. Vento, pioggia e punizione di Natali, rasoterra, pericolosa direttamente su Iezzo. Entra Montolivo, il Cagliari cede metri, al quarto d'ora il rinvio di Lopez è catturato e ribaltato di prima in area rosso-blu. Montolivo, Marcolini, Mahinguè, lo riascivola, il nigeriano va avanti, si aggiusta il pallone e angola e diagonale più che può. Cagliari punito una seconda volta per non aver chiuso la partita. Questa volta dura poco, i rossoblu si riprendono il vantaggio dopo 7 minuti. Zola larga su Langella che calibra un gran pallone su Esposito, corto per Abejón che assala addosso ma lo mette fuori gioco con una rovesciata. 3-2, esaltazione massima, mucchio selvaggio sotto la pioggia. Alla mezz'ora c'è una visaglia, il colpo di testa di Natali che toglie il respiro. Ma il Cagliari in due minuti va vicino alla sicurezza senza arrivarci. Prima Zola, Bianchi si allargava a destra, poi la bomba al volo di Esposito. Ma si resta sempre con l'antipatico minimo vantaggio e il finale di sofferenza. L'Atalanta si butta trascinata da Montolivo e Marcolini. Al 44esimo Abe esce di pugno su Mahinguè, pochi secondi dopo già al 45esimo un altro tocco di mano, questa volta Airoldi fischia, l'uruguaggio esplode, la veemenza porta l'arbitro a sventolare il rosso, mentre Marcolini fissa il 3-3 e dire che al 47esimo Montolivo rischia il colpo grosso, Iezzo lo evita. Siamo arretrati di parecchio, ci affidavamo soltanto al contropiede. Perché questo secondo te? Ma non so, anche un po' perché l'Atalanta spingeva. Per merito dell'Atalanta, perché comunque in queste ultime giornate sapevamo che era una squadra in salute, che ci crede ancora nella salvezza, lo sta dimostrando. Un po' anche per alcune disattenzioni nostre che ancora una volta abbiamo preso questa palla inattiva. Comunque è importante chiarire, siete scesi concentrati, insomma, anche se era l'ultima in classifica. Ma sicuramente l'impegno, la concentrazione non bisogna mai, deve mai mancare, perché in Serie A si è visto anche oggi, possono fare risultati chiunque. L'Atalanta, che era ultima in classifica, è venuta qua per cercare di fare la sua partita e per cercare di vincere, l'ha dimostrata ampiamente. Adesso parliamo di te, 14esimo gol. 13. Sì. Ancora 13, però no, sono contento perché il gol per un attaccante è sempre una gioia straordinaria, però oggi veramente mi aspettavo più la vittoria che un mio gol, perché giocavamo contro una diretta concorrente. Però ancora una tua rapidità decisiva in area. Sì, è stata una bella azione, mi ha dato una bellissima palla a Gianfranco e io sul taglio ho anticipato il portiere, è stato un bel gol, sì. Per voi è meritato questo pareggio? Ma secondo me sì, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo rimontato tre volte il Cagliari e non è da poco, anche perché loro in contropiede penso sia la loro arma migliore, sono andati tre volte in vantaggio e tre volte siamo stati capaci di rimontare. Tra l'altro l'ultimo minuto Montolivo ha fatto un gran tiro e Iezzo ha fatto una bella parata, quindi
avremmo potuto anche ottenere la vittoria, forse sarebbe stato troppo, però nel calcio non sarebbe stata la prima volta. Senti, senza enfatizzare questi episodi, ma sul rigore cosa hai visto tu, sul rigore, la mano di Abecon? Onestamente, due minuti prima c'era rigore perché c'era fallo di mano e anche quello di Abejon mi sembrava un fallo netto. Io ero lì, stavo per calciare, la palla, la mano l'ha colpita, quindi... Voi naturalmente ci credete, ci sperate? Sì, sappiamo, siamo consapevoli che sarà difficile, però le cose difficili danno doppia gioia, quindi...